Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di A Casa in Forma, il primo programma di cucina in collegamento Skype targato 264. Partiamo oggi con una nuovissima puntata, andiamo a scoprire subito chi c'è in regia oggi all'altra parte, vediamo un po' chi c'è. Buongiorno. Buongiorno Rachel, come stai? Tutto bene, tu Tutto Manuel? bene. Allora Rachel, che giorno è oggi? 3 giugno. Della settimana? Giovedì? Giovedì, che si mangia il giovedì? Giovedì? Pasta? Gnocchi, giovedì gnocchi. Allora, oggi andiamo a conoscere una nuovissima food blogger, bravissima, bravissima, non ce la potevamo lasciar sfuggire. Il suo nome è Giusy Iacolare, seguitissima sui social, ci preparerà un buonissimo primo piatto di gnocchi con pesto di zucchine e gamberi e poi a seguire un tiramisù monoporzione al bacio. Proprio al bacio, ma poi scoprirete, scoprirete. Intanto però andiamo con ordine perché ci tengo a parlarvi di una bellissima iniziativa. L'Università Niccolò Cusano mette a disposizione delle borse di studio per studenti di questo anno e dello scorso anno. Studiare è importante, a volte è chiaro, è una spesa, può, come dire, essere un bel peso per la famiglia, soprattutto per chi ha più di qualche figlio, soprattutto perché veniamo da un anno particolare. Purtroppo c'è anche chi ha perso il lavoro, ma niente paura, andate sul sito dell'Università Niccolò Cusano, ci sono tantissime opportunità, ci sono queste belle opportunità di poter studiare gratuitamente e poi ci sono anche nuovi corsi di laurea, nuovi master. Date uno sguardo. Detto questo, quanto mi piace questo momento, rullo di tamburi, entri la nostra meravigliosa torta perché oggi dobbiamo festeggiare un sacco di gente. Dobbiamo festeggiare Alberto da Perugia che compie 15 anni, auguri da mamma Rossana. Dobbiamo festeggiare un altro, no, un Alessio di Roma che compie, non ce lo vuole dire, ma noi gli facciamo comunque tanti auguri. E Carla, una bambina di 4 anni, 4 anni, 4 anni precisi, che compie 4 anni. Manuel oggi è fuso da Torino. Detto questo, auguri, 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 auguri. Come dico sempre io, festeggiate i vostri compleanni. Se volete festeggiare il vostro compleanno con noi, è semplicissimo. Se volete entrare in contatto con noi, basta scattare una foto, basta scriverci sulle nostre pagine social, pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV, le nostre social media manager, Alessia Di Bella e Beatrice Mariotti, che io saluto e ringrazio per il preziosissimo lavoro, sono sempre lì, sempre pronte con i loro telefoni, con i loro tablet a rispondere ai vostri messaggi. Detto questo, dagli auguri, ce ne andiamo ad un altro momento meraviglioso, il momento artistico per eccellenza, il disegno del giorno. Allora, fermi tutti, perché questa è un'opera d'arte pazzesca. Questa è un'opera d'arte pazzesca, una delle più belle che è arrivata in redazione. Perfetta, azzeccatissima per questo programma. Guardate che meraviglia, questa composizione in 3D fatta con la pasta. Con la pasta, la pasta di grano duro, quella che mangiamo, quella che compriamo al supermercato. Guardate là, guardate che meraviglia. Hanno fatto questi fiori, li ha fatti una bambina meravigliosa. Che si chiama Elisabetta, che frequenta la scuola di San Giuseppe di Orvieto, secondo anno d'asilo, ragazzi, attenzione, guardate che meraviglia. Questo sì, è semplicissimo, anche io quando ero piccolo le facevo queste cosine. Si prende un cartoncino con la colla Vinavil e poi sopra si va ad attaccare la pasta. Volendo la pasta si può anche colorare, si può anche disegnare. Mi ha fatto ricordare un sacco di cose, perché io le facevo queste cose con la pasta, facevo centritavola, di tutto e di più, le coloravo. Bello, 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 bello. Mi piace, mi piace, mi piace. Detto questo però, detto questo, qua la fame inizia a farsi sentire. Abbiamo detto giovedì gnocchi,
E allora che facciamo? Andiamo a conoscere la nostra ospite di oggi, nuova di zecca, Giusy Iacolare, che dovrebbe essere già pronta nella sua cucina. Buongiorno Giusy, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti, tutto bene? Te Manu, come va? Tutto bene. Allora Giusy, io mi verrebbe da dirti benvenuta perché è la prima volta che ci vediamo, però in realtà secondo me i benvenuti siamo noi, perché gli ospiti siamo noi oggi nella tua bella cucina, sei tu che ci ospiti. Certo, mi ospito con molto piacere. Benvenuti a tutti. Grazie. Giusy, mi ricordi tu geograficamente parlando dove sei, dove vivi? Allora, io sono nativa di Napoli, però al momento vivo in provincia di Caserta. Benissimo, benissimo. Napoli, stupenda, una città meravigliosa, ecco. E tu hai questa grande passione per la cucina, sei una food blogger, hai una bellissima pagina Instagram che appena la regia mi è pronta la facciamo vedere, dove ogni giorno ti diletti e condividi, eccola qua, Giusy la trovate come Giusy Food Blogger. È una pagina bellissima, bellissima, piena di ricette. Guardate, c'è la pizza, ricette flash, dolci, salati. Guardate, ce n'è davvero per tutti i gusti. Date pure uno sguardo, guardate là che meraviglia. Date pure uno sguardo, se poi avete qualche dubbio potete scrivere alla nostra Giusy che vi risponde. Detto questo, mamma mia, quelle melanzane, che bontà. Detto questo, Giusy, io oggi l'ho anticipato, tu ci prepari un primo piatto di gnocchi con pesto. Di zucchine e gamberetti, i miei preferiti. Come lo sapevi? Addirittura, non lo sapevo che ti piaceva. E allora io direi, se tu sei d'accordo, noi ci mettiamo subito all'opera, mandiamo la grafica della ricetta, così scopriamo quali sono. Eccola qui, guardate che belle ricette che mi fa la mia bella post-produzione fatta di ragazzi stupendi, tutti al timone c'è Sofia Puppo, che è una ragazza meravigliosa. Guardate che bella grafica che ha preparato, bravissima. Gnocchi con pesto di zucchino e gamberetti. Ingredienti per 4 persone: 400 g di zucchine, 200 g di gamberi rosa freschi da sgusciare, uno spicchio d'aglio, 4 foglie di basilico fresco, 50 g di parmigiano grattugiato, 500 g di gnocchi freschi, sale quanto basta, olio evo quanto basta. Questi sono gli ingredienti che ci occorrono per la ricetta di oggi, che ci prepara per noi in esclusiva la nostra Giusy Iacolare, food blogger. Giusy, a te la parola. Grazie, allora iniziamo. Prima cosa a sgusciare, insomma, a pulire i gamberetti, che io già l'ho fatto precedentemente, e tagliamo a rondelle le nostre zucchine che ho già fatto. Allora, le zucchine le andiamo a comprare, le laviamo, le facciamo a rondelle, piccoline così, con un coltello. No, va bene anche doppie, perché verranno frullate. Ah, è vero, perché le dobbiamo frullare, perché è un pesto di zucchine e i gamberetti tutti belli, freschi freschi, sgusciati, presi immagino dal pescivendolo di fiducia, sicuro, di la verità. Sì, li ho presi freschi. Brava. Assolutamente. Lo so, l'abbiamo visto che tu utilizzi tutti i prodotti selezionatissimi, ma è così, la cucina è questo. Detto questo, le zucchine le abbiamo già belle, lavate, asciugate, perché ve le andiamo a frullare, i gamberetti sgusciati, vedo che è acceso anche il fuoco. Sì, perché poi dovremo mettere una wok, una padella, con l'olio extravergine d'oliva, la lasciamo riscaldare, perché le zucchine le andremo prima a friggere. Benissimo. Allora, olio extravergine d'oliva, come dico sempre io, mi raccomando, ce l'abbiamo in Italia, Made in Italy, da nord a sud, è stata un'annata pazzesca, noi ce ne siamo occupati, abbiamo fatto interviste, abbiamo intervistato dalla Liguria fino alla Puglia, abbiamo un olio meraviglioso, utilizziamo il nostro olio, è buono, poi l'olio d'oliva è veramente il nostro oro verde. Comunque, detto questo... Sì. Padella con filo d'olio, che si fa poi? Dimmi. Esatto, adesso sto facendo riscaldare la padella, così procedo a friggere. Benissimo, perfetto, perché dobbiamo andare a friggere. L'acqua per gli gnocchi immagino che l'abbiamo già preparata, giusto? Acqua con una bella manciata di sale, che poi andremo a riscaldare dopo, perché prepariamo prima il pesto. Ah, benissimo, perfetto. Occorrerà un frullatore. Allora, intanto che noi... Il frullatore, benissimo, ci occorrerà il frullatore, chiaramente, perché dobbiamo frullare il pesto. Senti, intanto che noi aspettiamo l'olio, ma dimmi un po', ma come nasce questa tua passione per la cucina? Tu intanto guarda e rispondimi, Allora, io sono quasi quattro anni e mezzo che ho questo blog di cucina, e nato perché comunque giustamente è stato per gioco. Mio marito mi ha spinto a scrivermi su Instagram. Su Instagram
quando è partita, diciamo, questa passione per la cucina, che poi l'ho spostata sul mio blog, perché c'ho il mio sito, il mio blog personale. E come si chiama? Come si chiama il blog? Si chiama con il mio nome, Giusy Food Blogger 22, si trova nella link della bio di Instagram. Ok, lo trovate direttamente sulla pagina Instagram che noi abbiamo fatto vedere, oltre a tutte le foto sul tuo profilo Instagram c'è anche il link di riferimento per il blog, lo trovate tranquillamente, va bene? E quindi nasce un po' così, un po' per gioco, uno dei pochi mariti, un'eccezione Giusy. In genere i mariti, no, alle mogli non li fanno scrivere su Instagram, sui social, invece lui ti ha spinto. No, lui mi spinge sempre perché crede molto in me. Meno male, vedi, abbiamo, no, adesso scherzi a parte, ma abbiamo bisogno di uomini così che credono nelle mogli, che anziché farle stare chiuse in casa, le spronano. Evidentemente hai un marito agente, allora, io mi sa che ho capito questo, è un po' il tuo agente, tuo marito, di la verità. Mm? Esatto, sì. E poi anche una mia cavia. Attenzione. Anche una tua cavia, immagino, perché poi tutte le ricette penso che le proverà sicuramente lui e farà da giudice. Allora, l'olio vedo che piano piano raggiunge la temperatura, guardate Giusy con la mano. Beh, mi piace questa cosa, sai perché? Perché questo, spesso quando siamo in cucina, Giusy, diamo sempre dei tempi di cottura, invece secondo me in cucina dobbiamo guardare, dobbiamo assaggiare, dobbiamo toccare, dobbiamo, no, testare, dobbiamo usare i cinque senti. Vabbè, diciamo che noi diamo una precisione nella ricetta, però in realtà poi quando in cucina ci mettiamo un pochettino, a parte la passione, però ci mettiamo anche il fatto che comunque non possiamo calcolare i tempi proprio esatti. Diamo certo. Un punto approssimativo, assolutamente. Certo. Ecco qua, allora l'olio è arrivato a temperatura, come potete vedere Giusy adesso inizia ad immergere le sue belle zucchine tagliate, perché prima le friggiamo e poi le andiamo a frullare. Si abbassa la fiamma. Sì. E lasciamo friggere un po' di più. Ok, guardate Giusy com'è attenta, eh? Abbassa adesso chiaramente la fiamma, perché poi anche se può sembrare un dettaglio da poco conto, ma non lo è, perché anche il fuoco, se è a fuoco lento, a fuoco medio, a fuoco alto, anche quello è importante in cucina, i tempi di attesa, i tempi di cottura. Io dico fuoco dolce. Quando abbasso dico fuoco dolce. A fuoco dolce, ok, quindi a fuoco dolce, abbassiamo a fuoco dolce e lasciamo friggere piano piano. Chiaramente il momento della frittura è un momento in cui bisogna sempre stare attenti, bisogna sempre stare con l'occhio vigile, perché insomma è un attimo, no, che poi magari si brucia oppure rischiamo anche di farci male, magari in questo momento teniamo a bada lontani i bambini, li lasciamo disegnare, fanno i loro bei disegni e poi me li mandano. A proposito di bambini, io so che tu sei anche una mamma. No. No, ho sbagliato. Sono una mamma di un cagnolino, c'ho un cagnolino. Oh, allora vedi. Però che c'era qualcosa, vedi che c'era qualcosa. Come si chiama il cagnolino? Come si chiama il tuo cagnolino? Sì, c'ho un pincher nano. Un pincher nano, di nome? Si chiama Stella. Stella, oh, lo sai perché? Perché io ho letto Gaetano e Stella, siete la mia vita. Sì. Giustamente. Per me è come una figlia. Certo, ma è chiaro. Da quanto sta con te Stella? Sono 4 anni anche Stella, da quando mi sono sposata. Da quando ti sei sposata? Da quando ti sei sposata? Bene, bene, bene. E c'è questa cagnolina che chiaramente tu dici, ma è certo, è come una figlia, anche i miei genitori hanno due figli, poi hanno un Jack Russell invece i miei che si chiama Marzio, chiaramente è stato un po' il terzo figlio, ma gli animali questo sono, no? Sono i nostri familiari, quando uno sceglie di prendere un animale, che sia un cane, che sia un gatto, poi diventano parte integrante della famiglia, fanno parte del nostro quotidiano. E adesso dove sta Stella? Starà lì che gira? Secondo me tra un po' sentirà. No, sta nella cucina a dormire, non dà fastidio quando cucina, sì. Ormai l'ha preso come... E lei capisce che io sto qui... Impegnata, stai lavorando, ecco, vedi. No, perché ogni tanto, sai, quando ci sono i nostri ospiti, i tuoi colleghi, ogni tanto arriva qualche coda, soprattutto quando arriva il profumo più forte del cibo. Diciamo però che Stella è abituata, perché io tutte le mattine cucino in live su TikTok,
TikTok e spesso giro i miei video per YouTube, quindi lei è abituata già a vedermi in cucina. Ho capito, ho capito. Quindi ti troviamo anche su TikTok, eh? Ti troviamo anche su TikTok con le tue ricette. TikTok sì, però c'è un profilo viralissimo, però faccio i video ironici, però in live cucino. Ho capito, vabbè, ma giustamente, ma il TikTok è bello per questo, io pure l'ho scaricato da poco, ne avevo tanto sentito parlare, è divertentissimo, veramente uno ogni tanto si mette lì, si prende quei 2 minuti, 3 minuti e ti fai qualche risata pieno di video. Il TikTok penso che lo conoscano tutti, è un social in cui si possono fare dei video, si possono fare dei video doppiati, divertenti, ma qualcuno li utilizza anche per informare, ben vengano. Ad esempio, ecco, la nostra Giusy dice io faccio dei video ironici, divertenti, ma poi faccio anche, lo utilizzo tantissimo per fare le live di cucina. Ma io ho rivalutato molto. Tu, Giusy, intanto continua pure a cucinare, poi quando ti serve la parola dimmelo e parlami. Io ho rivalutato molto l'uso dei social network perché li abbiamo demonizzati per tanto tempo, per tanti anni abbiamo detto che questi social ci allontanavano, ci separavano, non ci facevano vivere la vita reale. Per carità. Da una parte è anche vero, però guardate nell'ultimo anno e mezzo che cosa è successo. Piena pandemia, fortunatamente abbiamo avuto le videochiamate, i messaggi, i video per poterci ascoltare, per poterci divertire, per farci compagnia. Per cui, come sempre, è la dose che fa il veleno, non è mai lo strumento, ma è come lo utilizziamo. Noi adesso abbiamo, guardate, con il profilo Skype abbiamo dato vita ad un bellissimo programma, posso dirlo con orgoglio. Programma di cucina, ci colleghiamo ogni giorno con tantissimi professionisti, li conosciamo, realizziamo ricette e ci scambiamo pareri, ci raccontiamo storie. Detto questo, cara Giusy, le zucchine come vanno? Tutto a posto, altri 2 minuti e sono fatta, perché il nostro obiettivo è farle ammorbidire. Certo, ok, le dobbiamo far ammorbidire, le dobbiamo far ammorbidire, perfetto, perfetto, benissimo. Ogni tanto quindi si sta lì con la forchettina, vedete come fa Giusy, si osserva, si gira. Giusy, scusami, ma questa ricetta, dimmi un po', ma come l'hai scovata? Come l'hai scovata? L'ho inventata io perché mi scocciava mangiare sempre la solita pasta e zucchine, ti dico la verità. Ah, ecco, quindi per fare una cosa diversa, per fare una cosa diversa. Esatto, creare questa sorta di pesto, anche perché comunque io faccio parte anche della piattaforma Bindi, creo anche ricette con il Bindi, allora io creo anche pesto con il Esatto, Bindi. infatti ho visto che l'abbiamo visto prima dalla tua pagina Instagram, che adesso rimandiamo, la trovate come Juicy Food Blogger, c'è scritto anche ricette con il Bimby, l'elettrodomestico più ambito dalle donne, è vero? Mi dicono amici che si occupano del settore wedding, a cui mando un abbraccio a tutto il settore wedding, perché piano piano sta ripartendo pure quel settore, mi dicono che le famose liste di nozze, dei matrimoni, tra i primissimi desideri delle donne, ma anche degli uomini, c'è cioè il bimbi. È stato così anche per te quando ti sei sposata? O tu già avevi già il tuo, immagino. No, i miei primi 2 anni di cucina sono stati tutti fatti a mano. Poi a un certo punto ho voluto comprare il Bindi e con le zucchine fritte. Guardate che meraviglia, facciamo un applauso meraviglioso a queste zucchine, chissà che bontà, chissà che bontà. Allora, le zucchine le abbiamo fritte, cara Giussi, adesso che si fa? Adesso si va a preparare il pesto. Vai, allora, frullatore? C'ho il Bindi, non so se si C'ha il bimbi, riesce c'ha a il bimbi, c'ha il vedere. bimbi, c'ha il bimbi, c'ha il bimbi. Non lo vediamo, ma stai tranquilla, insomma, noi facciamo così. Intanto che tu metti le zucchine nel bimbi, ecco, procedi pure, ecco, così sbirciamo così piano piano. Noi ci andiamo a rileggere. Ascolta, le hai messe nel bimbi, poi adesso quanto tempo devono frullare? No, aspetta, non dobbiamo mettere solo le zucchine, Vai, dimmi dobbiamo tutto, scusa. aggiungere le fettine di basilico Ok, e foglie di il basilico, fresco. parmigiano, Ok. che le dose erano scritte nella Sì, ricetta. sì. Aggiungiamo un po' di aglio, lo potete mettere anche in camicia, insomma, perché Ok. tanto verrà frullato. Va bene. Ok, e aggiungiamo un pizzico di sale. L'olio io lo aggiungo per il semplice fatto, perché già sono state fritte in olio evo, Certo. quindi non vado ad aggiungere l'olio nel frullatore. Ho capito, ho capito. Vabbè, e Ok, mettiamo no? tutto nel bimby. Ma anche nel frullatore.
Perfetto, allora, grafica della ricetta, mentre tu procedi io riassumo un po' brevemente quello che oggi stiamo preparando insieme a Giusy Iacolare, food blogger bravissima che trovate sui social. Mamma mia, l'acquolina in bocca. Gnocchi con pesto di zucchine e gamberetti meravigliosi. Ingredienti per 4 persone, abbiamo bisogno di 400 g di zucchine, belle, fresche, andate dal vostro ortofrutticolo di fiducia. 200 g di gamberi rosa freschi da sbucciare, andate dal vostro pescivendolo di fiducia. Uno bello spicchio d'aglio che possiamo mettere anche con tutta la camicia, come ha detto Giusy. 4 foglie di basilico, il basilico, come vi dico sempre, coltivatelo pure sulle vostre terrazze, sui vostri balconi e sulle vostre finestre. Io per un periodo ho avuto il balcone, pensate, pure in ufficio. Il basilico fresco, poi ancora abbiamo, perdonami Raquel, la grafica della ricetta. Ah, guarda, no, guardate, dopo la rimandiamo. Guardate che bel verde che viene fuori, guardate che bel verde, stupendo. Ecco qui. E questo qui è il pesto pronto, giusto? Esatto, adesso lo mettiamo in una scodellina da parte. Ok, lo mettiamo da parte, intanto che ti organizzi, finisco di rileggere la ricetta che sono stato un po' prolisso. Raquel, perdonami, ecco qua, basilico fresco, poi parmigiano grattugiato e poi chiaramente gli gnocchi freschi con cui andremo a condirli con questo pesto meraviglioso, sale e olio per aggiustare. Gnocchi con pesto di zucchine e gamberetti. Voilà, allora, il pesto l'abbiamo preparato, l'abbiamo frullato all'interno di questo elettrodomestico più amato, più ambito dalle donne. Ti posso chiedere l'età, Giusy, te giovanissima? 32 anni. Capirai, una ragazzina. Allora, guardate là che meraviglia. No, quando dico l'elettrodomestico più ambito dalle donne, no? Tu sicuramente ti ricorderai tua nonna, che quando si sposavano invece c'era questo qua, c'era il mattarello, eh? Era questo. Facevano tutto a mano. Col mattarello. E questo faceva parte della dote, insieme a tutte le belle lenzuola, gli asciugamani di lino ricamati, c'era pure il mattarello che si portavano, che lo faceva mica come questo. Questo qui, adesso noi ce l'abbiamo qua di silicone, però prima lo facevano tutto di legno gli artigiani, poi più era grande, più no, la famiglia era importante, perché poi c'erano tutte donne allora, che preparavano pasta. Dimmi, Giusy, dimmi. Allora, noi la padella dove abbiamo fritto, la andiamo a svuotare, ma non la tocchiamo perché dentro ci saltiamo i gamberetti. Olè, ok, perfetto. Allora, la padella in cui abbiamo fritto le zucchine, la togliamo l'olio, lo mettiamo chiaramente in un recipiente che poi andremo a smaltire dove si smaltisce l'olio, però nella stessa padella, adesso che abbiamo tolto dell'olio in abbondanza, ci andiamo a far saltare i gamberetti. Esatto, io nel frattempo metto anche la pentola per gli gnocchi. Mettiamo pure la pentola per gli gnocchi poi... Sono giusto qualche minuto, vero Giusy? Pochissimi minuti? Sì, 2 minuti massimo, 3. Quando salgono a galla? Il tempo che salgono a galla e gli gnocchi sono pronti. È proprio un momento. Tu hai scelto degli gnocchi freschi, fatti... eh? Allora, io l'ho comprati freschi per una questione di tempo, altrimenti l'avrei fatti. Però su YouTube c'è una ricetta dove faccio gli gnocchi. Ah, ecco, quindi allora... Gli gnocchi li possiamo comprare tranquillamente, se volete ci sono tante pasta all'uovo artigianali che li fanno buonissimi come fatti in casa, guardate là, oppure se li volete fare in casa perché avete tempo, avete voglia, volete divertire perché è un divertimento preparare gli gnocchi, andate su YouTube, trovate la ricetta di Giusy Iacolare, poi se non la trovate Giusy ti faccio scrivere in privato e tu gliela linki e vi divertite e fate pure gli gnocchi proprio, più de così, cioè veramente. Allora quindi, andiamo un po'. Quindi abbiamo svuotato la padella, abbiamo levato l'olio, adesso la facciamo riscaldare perché facciamo saltare un paio di minuti i gamberetti per cuocerli, poi li mettiamo da parte. Nel frattempo abbiamo messo la pentola con l'acqua e il sale per cuocere i gnocchi. Benissimo, okay. Quindi la pentola abbiamo svuotata perché adesso ci andiamo a spalsaltare i gamberetti, il pesto è già pronto. L'acqua è in ebollizione con un pizzico di sale in cui poi andremo a cuocere gli gnocchi qualche minuto e saranno pronti. Questa è la ricetta che oggi ci sta preparando per noi su Cusano Italia TV Giusy Iacolare, food blogger, questi gnocchi con pesto di zucchine e gamberetti sgusciati rosa, stupendi, meravigliosi. Ci siamo. Ecco i gamberetti. Allora, i gamberetti li abbiamo messi dentro la pentola dove abbiamo fritto precedentemente le melanzane. Poi abbiamo tolto l'olio in eccesso perché non ci serviva. Le zucchine!
Le zucchine, che ho detto? Scusa, perdonami. Allora. Ma sai perché? Perché questa ricetta mi piace talmente tanto, poi adesso è anche ora di pranzo e chiaramente mi confondo, mi confondo. Giusy, con chi condividerai oggi questa bella ricetta? Dimmi un po', dimmi un po'. Con mio Con tuo marito. marito, aspetti tuo marito, certo, e la Luca, condividete. sì. La condividete insieme, certo. Bene, bene, bene. Fate un bel pranzetto. Ti piace tanto cucinare, Sì, a me sì. eh? È bello, è bello. Senti, ma tu nella vita stai a casa principalmente? Sì, sono a casa. Ok, stai a casa, Quindi quindi. per questo tempo da dedicare alla cucina. Certo, fai questa tua attività di tutte le tue belle dirette, curi le tue ricette. Bene, bene, bene. Giusy, facciamo così. Intanto che i gamberetti saltano piano piano, io ne approfitto, me ne vado qualche minutino in pubblicità, dopodiché torno da te, concludiamo questa ricetta e poi passiamo alla seconda, va bene? Ci vediamo tra pochissimo, proprio qualche minuto. Voi intanto non cambiate canale, date pure uno sguardo a quella che è la nostra condivisione del nostro palinsesto. Io ve lo ricordo, siamo in onda tutti i giorni, 7 giorni su 7, partiamo la mattina all'alba, ci svegliamo prestissimo qui. Facciamo la rassegna stampa. Informazione, programmi di attualità, approfondimento, politica, cinema, teatro, musica, gossip, benessere, medicina, cucina, ce n'è davvero per tutti i gusti. Se non siete a casa a vedere la televisione, andate in macchina, niente paura, non vi lasciamo soli perché per Radio Cusano Campus, anche lì dalla mattina prestissimo iniziano Misa e Arianna con un giorno da ascoltare e anche lì c'è una bellissima programmazione. Fra i vari spot televisivi trovate anche tutte quelle che sono le informazioni relative alla nostra università, Università Niccolò Cusano, università presente in tutta Italia e all'estero, che non si è mai fermata neanche in piena pandemia. Tante le opportunità, come vi ho detto in apertura, ci sono delle borse di studio che fanno sicuramente molto comodo, nuovi corsi di laurea, nuovi master, insomma, datemi retta. Dategli uno sguardo. Io adesso mi fermo, mi taccio qualche minuto, poi torniamo con Giusy Iaculare perché abbiamo una pa un degli gnocchi con pesto di zucchine e gamberetti da finire, ma poi anche un bel tiramisù monoporzione al bacio ancora da scoprire. E allora, a tra poco. Nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati qualche minuto fa. Io vedo un'imperfezione, Raquel. Guarda un po' questo piatto. Oh, ecco qua, non ce ne eravamo accorti, non mi piaceva. Stava così, c'era tutta la luce. Meglio così. Allora, ci siamo lasciati qualche. Sto tremendo io. Ci siamo lasciati qualche minutino fa in compagnia della nostra Giusy. Iacolare, food blogger, che ci sta preparando degli gnocchi meravigliosi col pesto di zucchine e gamberetti freschi. Allora andiamo da Giusy perché ci siamo. E allora vediamo un po'. Il pesto l'abbiamo pronto, i gamberetti li abbiamo saltati, eccoli qua, sono quasi pronti. Ok, Sono quasi pronti, tutto a posto. dai. E l'acqua per gli gnocchi? L'acqua ci siamo quasi. Ci siamo quasi, va bene, va bene. Allora, io ve lo ricordo al volo proprio la grafica della ricetta, per chi si fosse collegato solo adesso, male, molto male, ma noi siamo buoni. Allora, stiamo preparando con la nostra Giusy Iacolare questi gnocchi con pesto di zucchine e gamberetti, un primo piatto meraviglioso. Io questo me lo voglio fare domenica, adesso me lo studio bene. Allora, ingredienti per 4 persone, poi come dico sempre io, dipende da quanti siete e quanta fame avete. Le diete oggi no. 400 g di zucchine, 200 g di gamberi rosa, freschi, da sgusciare. Poi uno spicchio d'aglio in camicia va benissimo. 4 foglie di basilico fresco, profumatissimo, io ce l'ho sul mio balcone, è una meraviglia. E 50 g di parmigiano grattugiato. Mi raccomando, parmigiano grattugiato, o che sia parmigiano italiano, è made in Italy. Non andate a comprare le cose che non sono made in Italy. Mi arrabbio. 500 grammi di gnocchi freschi, o li fate voi oppure li comprate. Ci sono tantissimi negozi di pasta all'uovo. Io ho una cara amica che si chiama Vanessa, che saluto, che ha un bellissimo negozio di pasta all'uovo di famiglia. Comprate la pasta fresca che è proprio buona. Giusy, dove sei? Fatemi vedere Giusy. Sono a prendere la mia arma di combattimento. Qual è la tua arma di combattimento? Fatemi vedere Giusy. Eccola, la pausa per padella. Allora, che si fa con questa? Questa è per la fase finale, dove salteremo 2 minuti gli gnocchi con il pesto e con i gamberetti. Va 2 minuti bene. prima di seguire. Ok, va bene, dai. Voilà, guardate che meraviglia. Questi sono i gamberetti pronti, perfetto. Ok. E ci siamo quasi, benissimo. Voilà.
Allora, vediamo. solo la pentola per usare i gnocchi. Sì, va bene, perfetto. Allora, quindi abbiamo detto questi gnocchi meravigliosi con il pesto di zucchine e gamberetti. L'acqua è adesso è in ebollizione, i gamberetti li abbiamo cotti, il pesto l'abbiamo preparato, la padella con cui salteremo tutto è già là, pronta, che ci aspetta, che ci attende. E siamo in attesa solo dell'acqua, vero? Esatto, sì, Ad tra poco. Che tra poco. Allora facciamo così, intanto che l'acqua arriva a temperatura, io faccio un'altra cosina. Comincio ad anticipare, Giussi, se tu sei d'accordo, la seconda ricetta di oggi, va bene? Velocissima, È anche veloce. perché queste sono le porzioni che ho scelto per mio sì. Guardate che meraviglia. Io intanto l'anticipo, così l'acqua arriva a temperatura tranquilla, così oggi vi mangiate pure il dolcetto con Gaetano. Allora, la seconda ricetta, guardate che bello, quanto mi piace, tu non sai quanto mi piace a me il tiramisù, ma soprattutto quanto mi piacciono i dolci serviti al vetro al barattolo. Oggi proprio, guarda, c'hai proprio azzeccato, Giusy, con queste due ricette. Sì, Allora, bravissima. Voto 10 e lode. Allora, la grafica della seconda ricetta, abbiamo questo tiramisù monoporzione che ci preparerà tra pochissimo Giusy. Eccolo qua, guardate, tiramisù in monoporzione al bacio, gusto bacio, gusto bacio. 20 savoiardi, più o meno 200 grammi, poi queste dipende dalle porzioni, questa adesso è una porzione grande ma noi le faremo monodose. Poi mascarpone, crema e baci perugina, latte quanto basta per inzuppare giustamente i savoiardi, il cacao che serve alla fine per il cacao, poi ne parliamo, e le nocciole tritate. Ecco, allora il cacao si mette, mi raccomando, prima di servire il tiramisù, è vero Giusy? esatto, sì, perché il tiramisù può stare in frigo, quindi si può, diciamo, Dopo si spostare. addensa, si fa tutta quella cosa tipo umida e invece non va bene. Mi raccomando, io sono un fanatico del tiramisù, a te pure piace? Tantissimo, io ho tante persone sul blog, ne ho fatte veramente tante, Sì, ma perché ci infatti questa che ho proposto qui a voi in esclusiva, è una ricetta Davvero? nuova che scriverò Non l'avevi mai stasera. presentata? No. E allora io ti ringrazio perché oggi ci hai regalato pure una ricetta in esclusiva, quindi oggi abbiamo per la prima volta in Mondovisione una ricetta mai presentata prima di questo tiramisù monoporzione al bacio, un dolce buonissimo, che è un dolce tradizionale se vogliamo, però rivisitato in chiave moderna dalla nostra Giusy per proporre, come dire, per dare giustamente del carattere, dell'identità, perché la cucina è anche quello. A me piace andare a riscoprire le ricette della tradizione, le ricette di una volta, però magari arricchirle di quell'esperienza, di quei prodotti più moderni che abbiamo noi oggi, che ci regalano, come dire, non la solita ricetta, perché poi vedi, Giusy, certe volte uno in cucina, quello che manca è semplicemente la fantasia e la creatività, perché non è che dobbiamo preparare chissà cosa, non è che tutti i giorni dobbiamo fare l'anatra all'arancia o chissà che, però basta veramente quel piccolo ingrediente, quel piccolo dettaglio, no? Anche uno spaghetto aglio, olio e peperoncino. E Però magari olio. fatto col peperoncino fresco, ci aggiungiamo, che ne so, del pangrattato per dare quella croccantezza alla pasta, ci aggiungiamo dei pomodori secchi che magari ci hanno colpito al mercato perché chi ce l'ha venduti ci ha spiato. Basta veramente poco e mangiamo e ci divertiamo, perché poi la cucina è anche divertimento, è condivisione, Esatto, dai, è condivisione. giustamente. Però il tiramisù è una ricetta curva. Sai come viene qualcuno all'ultimo minuto e non sai cosa preparare? Prum, Esatto. fai la porzione, la metti in frigo ed è Brava, pronto. bravissima, brava. Ma poi le monoporzioni sono anche molto eleganti, devo dire, le trovo molto chic. Ai matrimoni spesso, ormai più che le grandi torte di una volta, ci sono tutti questi finger food, no? Che appunto sono carini. Vediamo un po'. Ti vedo già Siamo pronti. pronta. Ok. Allora, quindi Pochi secondi e lancio. Stai tranquilla, allora io intanto ve lo ricordo, stiamo preparando questi gnocchi meravigliosi al pesto di zucchine e gamberi, abbiamo veramente preparato in pochissimo tempo, nel frattempo abbiamo chiacchierato, ci siamo conosciuti perché Giusy era la prima volta che era in collegamento con noi, allora ci siamo, gli gnocchi Giusy li sta mettendo nell'acqua bollente, acqua salata, che cosa fai? Abbassi il fuoco? Fuoco dolce?
Esatto, perché può rischiare, essendo che la mentola è piccola, la Sì. pressione può uscire l'acqua Può fuori. uscire l'acqua, ok, può uscire l'acqua, può uscire l'acqua. Questi sono tutti i trucchetti del mestiere. Chiaramente la nostra Giusy è una professionista e ha imparato con l'esperienza tutte queste piccole cose che poi alla fine fanno la differenza, non sono sciocchezze, perché quante volte poi trasborda l'acqua, stiamo lì, ripulisci il piano cottura, ti scotti, prendi lo straccio, il canovaccio, la presina, insomma. Mi è capitato le prime Come volte, però è capitato. no? Ascolta, Giussi, tu hai fratelli, sorelle? Sì, ho una sorella di 21 anni e un fratello di 27. Ok, quindi tu sei la più grande, sei quella che sta al timone dei figli. Senti, ma com'è essere la primogenita di tre figli? Diciamo che, vabbè, i miei genitori ci trattano tutti uguali. Ah, bene, bene, bene. Quindi non ci sono È differenze. vero che, ok, no, perché spesso si dice che magari il primo figlio è quello che fa da apripista, no? Che torna tardi la sera, che si prende le sgridate in più, dopodiché il più piccolo c'ha più via libera. No, no, Mia che mi sorella dici? è la prediletta di casa. Esatto. Ecco, bene, bene, bene. Che figlia sei stata tu? Che figlia sei stata? Che sei ancora figlia per carità, che adolescente, che bambina eri? Che bambina eri? Tranquilla, Brava, brava. buona. Ho Mio padre c'ha un panificio, quindi ho sempre lavorato con mio padre. capito. Ecco, quindi allora diciamo che questa passione, vedi, per i fornelli, per la preparazione, girava già un po' in casa. Ok, quindi ti sei sempre data da fare. Bene, 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 bene. Beh, ma la cucina è questa. C'è una bellissima frase che mi piace, Giusy, che dice: quando si cucina lo si fa sempre pensando a qualcuno, altrimenti si sta solo preparando da mangiare. Beh, è vero, è vero, è vero. È bello condividere, no? Io pure ogni tanto qui al lavoro mi piace. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora, gli gnocchi sono arrivati a temperatura, sono saliti a galla, adesso Giusy li va a scolare e poi adesso passiamo alla mantecatura della pasta. Con la sua arma di battaglia, questa bella pentola che ha già preparato. Allora, la pentola, arma di battaglia, arma segreta letale della nostra Giusy. Fuoco vivo, fuoco vivo, fuoco vivo. Ok, pentola Allora, sul fuoco. prendiamo il pesto e i gamberetti. Ovviamente teniamo qualche gamberetto da parte per la decorazione del piatto che facciamo cucire. Ok. Ok, subito a calare gli gnocchi. Non Ok, ci gli gnocchi mettiamo più. subito nella pasta. Guardate là che meraviglia. Ok, Il pesto. pesto. Sì. Poi possiamo girare. Sì. Ok. Con gli occhi. Quanto mi piace questo momento. Sì, il pesto per gli gnocchi li facciamo ben mantecare nella pentola professionale di Giusy a fuoco vivo. Guardate come gira nel frattempo. Vediamo che qualcuno aggiungiamo i gamberetti, ne teniamo qualcuno per la Per la decorazione. decorazione, ok, quindi una volta che si sono amalgamati bene bene, ci mettiamo dentro i gamberetti, poi qualche gamberetto ce lo mettiamo da parte, ma io lo sapevo che Giusy è una professionista che ha un grande senso dell'estetica e allora sei una perfezionista, è vero Giusy? Grazie, va bene, No, no, ma sicuramente. sì, guarda, fatti fare i complimenti, credimi, perché noi, ecco, ci siamo conosciuti da Instagram, ma Giusy è veramente precisa, cioè si è messa lì, lei mi ha mandato tutto con molto tempo, in anticipo, mi ha parlato delle ricette, vorrei fare questo, vorrei fare quello, poi vedete oggi è uscita, ha preso tutti gli ingredienti belli, precisi, freschi, ha curato tutto nei minimi dettagli, ci hai spiegato davvero passo passo tutto, credimi, cioè io adesso posso uscire e fare questa ricetta perché ci hai spiegato proprio bene tutto, è stata chiarissima. Allora, 2 minuti, Vai. poi spegniamo e adesso andiamo a impiattare in un bel piatto. Potete Ok. scegliere anche i piatti che andiamo Allora, in questo a mangiare. caso hai scelto un piatto piano bianco, vero? Sì, per far vedere meglio gli occhi, però di solito io uso anche i piatti sugli Amalfi, quelli Di sono Amà, spettacolari. mamma mia, che meraviglia, i piatti d'Amalfi, stupendi, stupendi, stupendi. Sono un fanatico io dei piatti. Anche io, ne comprerei Guarda, anche io uno. io se mi porti ma io da quando ero piccolo, cioè se io vorrei restare chiuso dentro in un negozio di articoli per la casa proprio, guarda, dove si fanno le liste di nozze.
Sarei là tutta la notte a vedere i piatti, i bicchieri che cedevo fa, non lo so, però vabbè. Ogni tanto, ecco, me ne compro qualcosa. Questo, per esempio, vedi, questa è una cosa mia che viene da casa mia. Questa qua è un'altra cosa che avevo. Perché poi ce n'ho talmente tante che poi alla fine diventano scenografia del programma. Torniamo a noi. Allora, questo piatto, eccolo qua, guardate che meraviglia. Allora. Facciamo un applauso alla nostra Giusy Iacolari che ha preparato per noi. A piacere. Dimmi. Se si vuole si può aggiungere anche qualche fogliolina di basilico per la decorazione. Ok, giusto per, come dire, no? Per fare quella parte, diciamo, in più artistica. Quindi, questi sono gli gnocchi che oggi ci ha preparato la nostra Giusy, fatti con un pesto di zucchine fresche e gamberi sgusciati. Al profumo di basilico, e questo è un primo piatto che Giusy, proprio così, no? Detto tra noi, quanto costa un piatto così? Diciamo intorno, vabbè, se si compra tutto fresco, ovviamente siamo intorno ai 4-5 euro, perché comunque le zucchine costano pochissimo, Certo. soltanto i gamberi stanno qualcosa in I più, gamberi è però la cosa più. ah. Eh certo, i gamberi, chiaro, è il prodotto dell'Italia. Questo è il primo piatto che abbiamo preparato, lo mettiamo, complimenti, bravissima, lo mettiamo da parte perché adesso passiamo, non è finita qui, la nostra Giusy giustamente ci prepara pure un dolcetto. Abbiamo detto monoporzione di tiramisù al bacio, al volissimo la grafica, così almeno a casa vi segnate gli ingredienti, ma sono davvero pochissimi. Guardate, savoiardi, mascarpone, crema bacio perugina, latte per inzuppare, cacao, nocciole tritate. Allora, Giusy, tu hai scelto questi barattolini di vetro stupendi che io adoro, che troviamo tranquillamente nei negozi di casalinghi, ma anche nei supermercati. Dimmi un po' Nei come negozi di vetro. procediamo. Dimmi, guardate che meraviglia, stupendi. Allora, è facilissima, una cosa semplicissima, proprio shue shue, come si Shue suol shue, dire. brava, mi piace, shue shue. Allora, una volta che abbiamo messo il mascarpone dentro una ciotola, Sì, Giusy. andiamo ad aggiungere la nostra crema bacio, la crema bacio La perugina. Poi, se non vi troviamo. piace, una crema nocciole normale. Assolutamente. Se non vi piace ma chi è che non piace la crema al bacio, potete. Questa ti posso dire una cosa, Giusy. Questa è una ricetta pure per San Valentino. Che dici? Sì, potrebbe anche essere optata per Dio, mo' San Valentino Valentino. manca ancora un bel po'. Però magari un anniversario, una cena romantica, io direi che va benissimo. Assolutamente sì, va benissimo. Guarda, mi hai dato un'idea. Io quando faccio il compleanno voglio fare questa ricetta per i miei amici che inviterò. Pochi ma buoni. Poi ti mando le foto, eh? E tu mi dici se sono stato bravo. Guardami, io ti Sì. faccio Ne le poste subito. parliamo, ne parliamo. Allora, Ok, andiamo quindi. a amalgamare il Vai. mascarpone con la crema baci Baci, buona. Buonissima. bacio come la crema di nocciola. Esattamente. Poi potete scegliere qualunque tipo di crema, ma questa è la ricetta proprio specifica che ha pensato per noi, che presenta per la prima volta Giusy in esclusiva sul 264. Si amalgama il tutto, guardate che meraviglia, questo gioco di colore che si prepara. Vedete, c'è quasi pronta. Meravigliosa. E poi tra l'altro io non ho letto caffè, c'è cioè il latte, per cui va benissimo pure per i bambini. Sì, perché ho pensato che il caffè fosse troppo pesante con l'abbinamento con la crema di Pure questo è nocciole. vero, pure questo è vero, troppo pesante. Poi magari il caffè non lo prendono tutti, no? C'è la caffeina, soprattutto la sera a qualcuno potrebbe dare fastidio, invece in questo modo proprio un dolcetto per tutti, per tutte le età, poi è monoporzione, va bene. Bravo, voilà, fantastico, fantastico. Volendo, Dimmi, dimmi. se uno è ancora più goloso, puoi aggiungerci la granella di nocciole. La Io granella di diciamo nocciole, benissimo, se vogliamo, ok. preferisco metterla sul filare, però se qualcuno è ancora più goloso può anche aggiungerla Così ce l'ha all'interno, pure come dentro. Va bene. Va bene, va bene. consiglio. Ok? Ok, allora una volta fatto questo, mettiamo Sì. un attimo la parte, prendiamo i savoiardi Questi bei e li tagliamo. biscottoni, che poi i savoiardi secondo me sono nati solamente per fare il tiramisù, perché hai mai visto qualcuno che mangia i savoiardi, che ne so, così per prima colazione, solo per tiramisù i savoiardi, eh? No, anche per fare i tartufini. Ah, è vero, buono. La prossima volta facciamo i tartufini, se ti va. La prossima volta facciamo i tartufini che pure mi piacciono. Giusy sa tutti i gusti preferiti, a quanto pare. Ok, allora,
li dividiamo a metà in questo modo, prendiamo il latte e ce l'ho nella caraffa, eccolo latte qua. Ridula, semplicissimo, e lo mettiamo, e lo mettiamo nel nostro barattolo di vetro monoporzione che trovate in tutti i negozi di casalinghi per la casa, nei supermercati li trovate di varie dimensioni, di varie grandezze, qualcuno pure bello decorato, ma io direi che quello semplice, classico, ecco. Sai perché mi piace, Giusy? Perché a me poi quando mangio il tiramisù mi piace proprio con il cucchiaio andare giù, prendere tutti i colori, capito? Vedere, è proprio bello, quindi mi piace tanto. La crema di nocciole l'abbiamo preparata, buona. L'ho zuppato e sì, abbiamo messo il biscotto. Andiamo a mettere la nostra crema. Crema al bacio, meravigliosa. Crema al bacio. La mettiamo sopra. Guardate là che meraviglia. Quindi, inzuppiamo il savoiardo nel latte e poi procediamo con la crema. E facciamo così fino a quando completare tutto il nostro barattolo. Fino a quando proprio siamo saturi, fino a quando arriviamo a destinazione del barattolo. Perfetto. Giusy, se io ti dovessi dire, adesso questa domanda è un po' così, fra dolce e salato, tu che cosa sceglieresti? No, io muoio per il salato, ma la salato. Mia pizza preferita è la parigina. Com'è la pizza? Parigina, la regina. La regina. Wow, che meraviglia. Pizza parigina, qua la facciamo a Napoli. Sì? E la pizza normale chiusa con la pasta sfoglia. Buona, chiusa sopra con la pasta sfoglia. Buona, buona, esatto, buona. Pizza regina. E poi di provolone, uh-huh, e di prosciutto cotto e sugo. Immagino. E la troviamo pure questa sicuramente fra le tue ricette, fra i tuoi video, giusto? Sì, andiamo a sbirciare subito. Andiamo proprio a sbirciare subito. Intanto complimenti ancora per queste due bellissime ricette. Sicuramente questi gnocchi me li voglio preparare domenica. Mentre invece questo bel dolcetto al barattolo, tempo di acquistare altri barattoli, li voglio proporre per il mio compleanno perché sono molto sfiziosi, molto carini, si presentano bene. Poi piccolini, no? Perché pure il dolcetto è sempre una coccola, uno sfizio, insomma, che uno si toglie. Ok, una volta che siamo arrivati al bordo, diciamo, alla fine andiamo a coprire con la nostra crema bacio. Mamma mia, che meraviglia, sì. E poi ci andiamo a spolverare sopra la nostra granella di nocciole e lo facciamo riposare in frigo almeno minimo per una mezz'oretta. Benissimo, quindi possiamo dire che pure questo è un dolce salva ospiti, salva cena ospiti, perché se abbiamo degli ospiti all'improvviso, ingredienti semplici, pochi, che abbiamo tutti a casa, che troviamo nel supermercato più vicino di casa, ci mettiamo lì, proprio noi adesso abbiamo allungato perché abbiamo chiacchierato, ma con 5-10 minuti proprio si prepara più di qualche monoporzione, una mezz'oretta al frigo, intanto che noi ci dedichiamo a preparare magari un primo piatto, a ricevere gli ospiti, mentre ceniamo il tiramisù raffredda, prende consistenza, prende forma ed è pronto da gustare. Poco prima di servirlo, magari spruzzatina di cacao sopra, se vogliamo, ecco, noi oggi mettiamo questa granella di nocciole sopra, come dice Giusy, se qualcuno è più goloso la può mettere all'interno, insomma, come volete. E questa è la seconda ricetta che ha preparato per noi in esclusiva in Mondo Visione Giusy Iacolare, tiramisù al bacio, una ricetta che non era mai stata presentata prima. Esatto. Benissimo, perfetto. Allora, al volissimo proprio io faccio vedere le grafiche delle ricette che abbiamo preparato oggi. La prima era questi gnocchi che stanno lì a fianco con il pesto di zucchine e i gamberetti. Questi sono tutti gli ingredienti, ritrovate anche questa ricetta sui nostri social. La seconda invece che abbiamo appena finito di preparare è questo tiramisù alla crema di bacio monoporzione servito in un barattolo di vetro. Queste sono le due ricette che ha preparato per noi la nostra Giusy. Giusy, adesso ti devo chiedere uno sforzo. Armati di forchetta e assaggia uno gnocco per noi, dai. Certo, un po' piacere. Vai, assaggialo per noi che siamo qui. Guardate che verde stupendo questo piatto che ha preparato Giusy, bravissima. Una ragazza fantastica, mille risorse, piena di vita, di energia come le sue ricette. Com'è Giusy? Dall'espressione già si vede tutto, eh? Non ci sono parole, è uno spettacolo. Figo, buonissimo. Immagino. Allora io ti ringrazio davvero, Giusy, per aver accettato il nostro invito, per averci ospitato nella tua cucina. È stato un vero piacere. Ti faccio tantissimi complimenti perché si vede proprio, guarda, credimi,
Attraverso il video trasmetti proprio quel se... si vede la tua passione per la cucina, si vede proprio, ma si respira pure tanta dolcezza, tanta genuinità. Per cui grazie. E Gaetano è un uomo fortunato, lo posso Lo dire? dicono tutti, lo Lo dico, però dicono pure tutti. tu sei una donna fortunata da quello che mi hai raccontato, perché insomma un marito che incoraggia la moglie, che la sprona, che le dice fai i video, vai sui social, no? Spesso ogni tanto purtroppo sentiamo altre storie dei mariti che le donne le lasciano chiuse dentro casa, invece ben venga un marito che dice no, sei brava, hai questa passione, hai questa dote, la devi sfruttare. Io direi una carezza pure a Stella, la vostra cagnolina, poi ci farai vedere, eh? Ma se volete me la faccio saltare al volo, però Dai, prima al mi volo, al dica. volo, al volo, al volo, vai, vai, vai. Speriamo di non Stella, disturbarla. vieni. Stella, Speriamo vieni qua, di vieni. non disturbarla. Abbiamo qualche minutino, ne approfittiamo. Siamo... Eccola qua, guardate che meraviglia, bella Stella, stupenda. Giusy, che bello, bello. Grazie davvero per queste due bellissime ricette. Grazie. Allora, buon pranzo, salutami tuo marito, eh? E noi poi, quando vuoi, ci sentiamo, organizziamo un'altra ricetta, va bene? Piacere. Quando vuoi siamo Sono a qui. Un disposizione. grande bacio e un abbraccio, a presto. Ciao, Giusy Iacolare. Ciao. Ciao, grazie, bravissima. Davvero, davvero bella, bella, bella questa puntata, mi è piaciuta. Rachele in regia, ti sono piaciute queste ricette? Hai visto quanto è brava la nostra Giusy, eh? Sì. L'abbiamo scovata, l'abbiamo trovata. Due ricette, una meglio di un'altra. Un primo piatto semplice, facile, veloce, gustosissimo. Un dolcetto che con veramente 5-10 minuti si prepara. Da tenere nel frigo, con una mezz'ora è pronto, pronto per essere gustato, magari con i nostri amici, con chi possiamo ricevere a casa, perché tanto eccoci, piano piano stiamo tornando nella vita reale. Ci tengo a sottolinearlo, andate a dare uno sguardo a Giusy, che la trovate su Instagram come Giusy Iacolare, perché fa tantissime, tante, tante, tante belle ricette. Detto questo, io vi ringrazio, vi voglio ringraziare per l'affetto che ci dimostrate ogni giorno, siete veramente in tanti, non me l'aspettavo, a seguirci, questo mi fa piacere, si è creato un bellissimo rapporto, ci sentiamo sui social, mi mandate tante ricette, mi mandate i vostri disegni, tanti, tanti consigli. Il mondo della cucina era un mondo che, diciamo così, non mi ero mai soffermato più di tanto, ma che mi sta insegnando molto, perché la cucina è una scuola di vita, è una scuola di vita. Perdete, impiegate un po' del vostro tempo a cucinare. Detto questo, basta con le chiacchiere, io vi ricordo l'appuntamento. Grazie Rachel in regia, grazie per averci curato anche oggi la parte tecnica. Io vi ricordo l'appuntamento quando volete, se volete, ore 13:05, minuto più, minuto meno, ma sempre qui. Sempre sulla 2, 6, 4. A domani! Ciao ciao!